Ciao a tutti da Lilli tra i gomitoli. Oggi andiamo a vedere come realizzare un punto con quelli che già sappiamo fare, cioè il dritto e il rovescio, ma un punto molto decorativo che si usa tanto anche per tanti lavori. Allora, si chiama grana di riso. Perché? Perché vengono dei piccoli punti, uno dritto, uno rovescio, creano delle ondine e il punto liscio tra uno e l'altro, cioè dei micro micro quadrettini, se vogliamo dirlo così. Allora, come funziona? Passiamo sempre a dritto il nostro primo punto, poi possiamo iniziare dalla maglia rasata, quindi inserisco il passo, poi cambio la direzione del filo e cambio la direzione di entrata del ferro per eseguire la maglia rovescia. Poi riporto la maglia, cambio la direzione, faccio il mio gettato. Poi cambio la direzione del filo e la direzione del ferro ed eseguo il mio rovescio, poi eseguo il dritto, poi il rovescio, poi il dritto, il rovescio e posso finire con questo dritto. Dunque, se si vede, abbiamo appunto questi punti, un'ondina e uno dritto, un'ondina e uno dritto. È lo stesso dal retro, poi lavorando si vedrà come va a finire e direi che lo vediamo domani. Esercitatevi!